pensavo a questo Gesù che si apre con Padre Pio, gli apre il cuore e gli confida tutta la sua amarezza, tutto il dolore che lui prova dinanzi alle mancanze, ai peccati che gli uomini e le donne fanno verso il sacramento del suo corpo, del suo sangue, ma soprattutto la sofferenza diventa ancora più atroce quando queste mancanze e questi peccati vengono compiuti dai suoi ministri, dai presbiteri, che sono i ministri, ecco, dell'Eucaristia, scelti e chiamati da lui per trasformare quel pane nel suo corpo e quel vino nel suo sangue. E mi chiedevo, ma che grande amore ha questo Gesù? Devo confessarlo. Ho letto tante volte queste pagine di Padre Pio, queste del suo epistolario, ma non avevo mai sentito, ecco, la gioia che sto sentendo in questo momento nel pensare a questo Gesù che si confida con un uomo, perché Padre Pio alla fine era un uomo che si è santificato grazie al battesimo, alla grazia ricevuta nel sacramento del battesimo e grazie al suo cammino spirituale come uomo, come cristiano, come religioso cappuccino e come sacerdote. Ma è pur vero che se si vede nella geografia, cioè nella storia dei santi, spesso Gesù si confida, e non solo rispetto a queste sue sofferenze, ma per tanti motivi Gesù si confida con queste anime, con queste anime, come dire, che gli danno la possibilità di aprirsi, perché io sono convinto che Gesù vorrebbe aprirsi, così come si è aperto con Padre Pio, che fondamentalmente è stato un uomo orante con ogni uomo e donna che glielo consentano, che attraverso, ecco, l'umiltà e l'obbedienza a lui, attraverso la preghiera, ecco, gli consentono di aprirsi a noi. Se noi apriamo il cuore a Gesù, Gesù ci apre il suo cuore. E questo è bello, e questo, torno a ripeterlo, è anche un grande motivo di speranza, nonostante le batoste e le parole sferzanti di Gesù. E Padre Pio, proprio perché aveva consentito al Signore di entrargli nel cuore, dinanzi a queste parole, lui dice, Padre Alessandro da Ripa Bottoni, nel suo libro Padre Pio e la preghiera, lui dice, Padre Pio, si sente agghiacciare il sangue, non il cuore, il sangue. E il sangue, quando si agghiaccia, se il sangue si dovesse agghiacciare, non circola e quindi si muore. Lui si sente agghiacciare il sangue quando considera questo amore di Gesù, però mal corrisposto. E sentiamo ancora che cosa scrive Padre Pio nel suo epistolario. Si direbbe che Gesù non abbia mai amato nel considerare l'odio che gli uomini gli portano. Quante volte, dice Padre Pio, innalzo la voce al Padre Celeste che per la mansuetudine di questo e per la riverenza dovuta a questa adorabile persona, o ponga termine al mondo, o dia fine a queste iniquità. Egli è onnipotente e lo può. Insomma, vedete come e in che maniera Padre Pio si sente talmente male dinanzi a queste sofferenze di Gesù che gli chiede di porre fine al mondo, ma il Signore giustamente non lo ascolta. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!